13 febbraio 1883. Muore a Venezia Richard Wagner. Nato a Lipsia nel 1813, a 16 anni assiste a una rappresentazione del Fidelio e da quel momento decide di dedicare la sua vita alla musica. Intraprende gli studi di composizione e diventa direttore musicale dei teatri di Würzburg, Magdeburgo e Königsberg. Nel 1849 Wagner viene arrestato per aver partecipato ai moti rivoluzionari. Riesce a sfuggire alla condanna a morte e ripara a Zurigo fino all'amnistia. Nel 1852 inizia a lavorare al suo capolavoro L'anello dei Nibelunghi, un dramma teatrale suddiviso in quattro parti. Fra le sue opere più conosciute, Lohengrin, Tristano e Isotta, I maestri cantori di Norimberga e Parsifal. Il re Ludwig II di Baviera, suo appassionato ammiratore, dal 1864 finanzia con una cospicua rendita il dispendioso stile di vita di Wagner.